Da Roma sono arrivate delle novità rispetto a questo? No, aspettiamo. Aspettiamo e ci auguriamo che anche in questa fase transitoria, in cui ancora non c'è il governo, la commissione che è stata istituita per i provvedimenti urgenti del Parlamento, nella sua autonomia, mi auguro che oltre a occuparsi per circa 1 miliardo di euro di droni militari, magari abbia un occhio, un po' più di riguardo per il debito ingiusto, odioso e illegale che soffoca Napoli come altri comuni, il debito dello Stato. Forse è venuto il momento che lo Stato si riprenda il debito e risarcisca i territori. Sarebbe un bel segnale se in questa fase transitoria un primo messaggio che potesse venire dal Parlamento della Repubblica Italiana, in particolare da quei parlamentari che sono stati eletti per essere diversi rispetto agli altri, invece magari di proseguire con le stesse leggi che facevano prima, insomma, se quel 1 miliardo di euro, per capirci, invece di utilizzarlo per le guerre, lo si utilizza per le guerre sociali che ogni giorno attraversano da sud al nord il nostro paese, sarebbe un bel segnale di cambiamento che avrebbe il mio applauso tra i primi applausi dei tanti sindaci e dei tanti cittadini del nostro paese.